Rivincita servita a caldo e senza contorno, ma rivincita è stata. L'Itas Dietek affronta Cuneo nell'ultimo turno del girone di andata di regular season, 10 giorni dopo la delusione della Supercoppa, e stampa in 3-0 i piemontesi. Peccato che mister Giuliani abbia tolto Pepe al match clou, schierando metà del sesteto titolare, lasciando a riposo Gervic, Mastrangelo e Bismas. Cuneo non è che l'ombra della formazione che ha strappato ai trentini prima lo scudetto 2009-2010 e poi la Supercoppa italiana. Una vittoria che proietta Trento a +8 nella classifica di campionato, mentre risulta ininfluente ai fini delle assegnazioni di Coppa Italia per entrambe le formazioni, già matematicamente prima e seconda di serie. A decidere sono allora le zone intermedie della classifica. L'Itas se la vedrà con Monza, Cuneo con San Giustino, Modena con Treviso, Macerata con Vibo Valentia. Si comincia coi quarti il 19 gennaio e la prima per Trento sarà in casa. Ma torniamo a Cuneo. La vittoria, dicevamo, è valsa il +8 in campionato, ma ha anche fatto registrare il bottino pieno nel girone di andata mai successo in questo nuovo millennio, e l'imbattibilità dei trentini tra le mura amiche, infatti non di partite ma addirittura di 7, nemmeno uno quello ceduto agli avversari. A decidere buona parte delle sorti è stata la superba prestazione di Osmani Wantorena, che praticamente da solo ha chiuso un parziale intero ed ha fatto segnare se non un record, quantomeno un appaiamento, guarda caso, proprio col compagno di reparto Matej Kasis, l'unico prima di lui ad aver segnato 9 ace in un'unica partita. Dopo aver lottato un set fin sul 25-23 con Trento spiazzata dalle scelte tattiche di Cuneo, che gioca con Carletti, Patriarca e Fortunato, il martello cubano dà la svolta dell'incontro. Già avanti 13-7, Wantorena inanella la bellezza di 5 ace consecutivi. Un punto di respiro ed ecco il sesto. Pala Trento impazzito, tutti in piedi per il gioiello di casa che nel finale di set esce nell'ovazione generale, lasciando spazio della lunga. Cuneo bis prova a rialzarsi nel terzo parziale, ma trova un altro mattatore dai 9 metri. Kasiski spezza la rincorsa piemontese sul nascere ed ancora Wantorena infligge il 23-21 decisivo per poi chiudere ogni conto 25-23. E prima di pensare ad un eventuale nuovo incontro con Cuneo nelle fasi più avanzate della Coppa Italia, ora c'è da guardare all'Europa con la trasferta in terra di Germania. Mercoledì si chiude infatti la fase a gironi di Champions con l'incontro che vedrà la Trentino Betclic giocare in casa del Friedrichshafen.